anche vicissitudini, ma belle vicissitudini, perché a che fare, a lavorare con gli artisti, con i musicisti, è sempre molto bello e c'è un lavoro grande di convivenza. Sono musicista anch'io, quindi questa manifestazione è nata quasi per caso, 20 anni fa, e si è tenuta per i primi 15 anni al parco di Villa Sabucchi, come molti sanno. Poi lì è stato aperto un grande ristorante con i tavoli fuori, quindi non era compatibile l'ascolto della musica, soprattutto folk e classica, con le persone che cenano a pranzo, no? E quindi c'è stata la possibilità qui, visto che questa bellissima struttura è situata all'interno del parco d'Avalos, e allora ha continuato a essere musicarte nel parco. È una manifestazione che ha avuto 8 riconoscimenti da parte della Presidenza della Repubblica per 8 anni di seguito, perché è stata sempre fedele ad alcuni principi, ossia tutti gli artisti presenti in tutti i cartelloni, ormai sono stati per 20 anni migliaia, considerando i cori, le orchestre che hanno partecipato, tutti abruzzesi di tutte e 4 le province, spesso anche di paesini. Abbiamo scoperto delle orchestre, addirittura di Ripatiatina, la più grande orchestra, dei cori nell'antroterra dell'Aquilano, così come questa sera la compagnia del giovanile della scuola Teatro di Passione di Maruccio di Chieri. Non ci devono stare campanilismi, ecco, fra le province, perché neanche fra le regioni, perché l'artista non ha un'etichetta, l'artista è di tutti, e quindi non, è la cultura è di tutti, anche se ieri abbiamo ricevuto una bella notizia, anzi orribile, che hanno tagliato il 60% alla musica in Italia, ovviamente non ci rimane niente. E questo è il motivo che noi associazioni, quelle che continuiamo e perseveriamo con grande ostinazione ed esclusivamente per l'amore dell'arte, della musica e nei confronti del pubblico, cosa che io amo tantissimo, possiamo continuare soltanto come abbiamo fatto in queste serate, cioè con un'offerta libera, ormai facciamo così. Altrimenti non possiamo più vivere, le spese sono tante, a partire dai manifesti, dalla stampa, dalla SIA, dall'affitto degli strumenti musicali, eccetera, eccetera. È un momento difficile per tutti quanti, però l'arte e la cultura sicuramente aiuta, anche se purtroppo i politici non lo capiscono, di qualsiasi colore che si siano non ci importa, non ci interessa assolutamente, ma la cultura, che sia musica, che sia danza, che sia canto, che sia teatro, che sia filosofia, significa appunto spessirci e alimentarci di un bagaglio che nessuno ci può togliere. E io sto vedendo, io abito molto Silvano, vedo tantissimi turisti, quest'anno ci sono molti stranieri anche, molto turismo finalmente qui in Abruzzo, e a volte mi chiedono: ma stasera c'è qualcosa? Vedo che hanno sede di conoscere le nostre tradizioni. Io addirittura quest'anno ho voluto mettere 2 appuntamenti anche con la lirica, perché a volte si pensa che nei cartelloni estivi bisogna soltanto divertirsi e intrattenere. L'intrattenimento è una cosa, possiamo soltanto accendere la radio e abbiamo un intrattenimento, e invece l'ascolto e imparare, magari acquisire delle nuove discipline, quindi se vengono degli stranieri vogliono ascoltare il bel canto italiano, un motivo c'è, ed è dovere da parte nostra offrire anche questa possibilità, appunto. Così come questa sera, appunto, è la Grecia e l'Italia, sono un po' parenti, molti mi possono dire sì, perché sta al tracollo, sia la Grecia che l'Italia, ma io non parlo di oggi, io parlo dell'antichità. L'Italia è stata la culla della musica lirica, appunto, perché con Puccini, Donizetti, Bellini, Giuseppe Verdi, Mascagni e tanti altri, la lirica è nata qua in Italia. Invece la Grecia è stata la madre di tutta la civiltà, appunto, a partire dall'Avanti Cristo, con la tradizione, appunto, della scuola greca. Ricordiamo che tutti qua
passa questo a inchinarsi alla conoscenza della cultura greca. Poi quando ho sentito Giuliana Antinucci, ossia la regista di questa commedia, di questo spettacolo, e anche la signora Angela Rossi, che tra poco presento, non lo so, io sono stata la ragazza sempre un po' molto, anzi, anticonformista. Ho sentito le donne in assemblea, le donne in Parlamento, e questa cosa mi è piaciuta molto, perché sicuramente è ancora attuale questa idea che le donne potessero comandare, e sicuramente non me ne vogliono gli uomini, sarebbe una qualità più sensibile, forse più superiore rispetto agli uomini, perché mettono quel cuore anche con la maternità in più rispetto agli uomini. Infatti c'è un paese vicino alla Finlandia, adesso non ricordo, che il Parlamento è tutto costituito da donne, tutte donne, e chissà perché questo paese, che mi informerò quando al prossimo appuntamento, funziona alla perfezione tutto. Quindi questa sera con le donne in assemblea vedremo e ascolteremo appunto questo scambio di ruoli, gli uomini a donne e le donne a uomini. Presento intanto, io sono Gabriella Castiglione, per chi non mi conosce, e molti mi dicono una presentatrice, io non sono una presentatrice, ma io curo questo cartellone appunto. Ringrazio innanzitutto, altrimenti dimentico, il giornale che io così veramente lo sto apprezzando tantissimo, La Dolce Vita, è un mensile, è uscito oggi, c'è uno speciale musicante con tutti i contenuti di questi appuntamenti. Ringrazio Giulia Base di Pescara, lei dirige il Florian Espasa, che è un teatro importantissimo a livello internazionale di ricerca, ci conosciamo forse da più di 20 anni, e questa sera ci siamo promesse anche una bella cosa, ossia anche una partecipazione nella prossima edizione del Teatro Florian, veramente con un grande affetto. Giulia, ti ringrazio. Io ringrazio tutti quanti, ringrazio anche il direttivo dell'Aurum, e presento appunto la professoressa Angela Rossi, che è la redattrice di Scolia, SCH Olia, che è una rivista appunto di letteratura greca antica. Prego, professoressa. Il coro, che era un dialogo continuo col capo coro,
politici, come accade oggi nella satira, dovevano utilizzare dei soprannomi, ma c'era anche una legge da parte degli Arconti che diceva appunto che non potevano essere nominati pubblicamente, così come oggi accade. E quindi c'era una legge, una stigmotein, che appunto censurava la satira politica pubblica. Allora Aristofane ricorre a un suo escamotaggio. Il corifeo, che è il capocoro, poteva improvvisamente cedere un peco all'illusione scenica e parlava a nome di se stesso. E in questa maniera Aristofane poteva esprimere le sue ironie, la sua parodia, la sua satira e denunciare alla polis ateniese, cittadini, i difetti di una classe politica che, ahimè, ha molte caratteristiche di quella attuale, perché noi sappiamo che purtroppo la polis cosa è costituita? Da un continuo rapporto tra i cittadini e i propri governanti. Noi dovremmo imparare molto da Aristofane e dal mondo antico, perché forse, a mio avviso, mai come oggi abbiamo tanto bisogno di partecipazione, ognuno di noi dovrebbe essere un vero politest, un vero cittadino attivo, infatti si parla tanto delle scuole di educazione alla cittadinanza attiva, perché se ognuno di noi fosse veramente consapevole e responsabile del proprio ruolo, probabilmente noi potremmo veramente salvare la Costituzione e anche l'Europa. Non possiamo più delegare, dovremmo, come nell'antichità, essere sempre attivi nella nostra polis. Polis che però, come diceva prima la dottoressa, non è soltanto il nostro campanile, viviamo in un mondo di un villaggio globale, quindi è tutta la nostra, il nostro pianeta Terra. Quindi io vi auguro un buon spettacolo che ci permetta di riflettere e anche di capire come dall'antichità a oggi il messaggio di Aristofane è sempre attuale ed è sempre propositivo e pieno di stimoli per la nostra società. Ringrazio. Delle parole veramente molto significative, che non è un ritorno all'antico, ma forse dobbiamo imparare dai classici, sia dalla musica classica, dai filosofi, dagli scrittori, molto, perché forse i ricorsi storici appunto non ci sarebbe tutto ciò che è contemporaneo se non avessimo avuto i classici appunto. Io ringrazio anche Giancarlo Ranieri, questa sera sta qui, è l'uomo YouTube praticamente, questo spettacolo viene ripreso in integrale sul canale Ora Musicante, quindi viene riproposto su internet, dove ci saranno sicuramente, come sempre, migliaia e migliaia di visualizzazioni, come gli anni passati, basta mettere il giorno Musicante e l'album. Allora, dico due parole sulla compagnia. Sulla compagnia, sì. Ecco. Buonasera, io sono Cassini Giuli e sono qui invece dell'attrice e della regista Giuliana Antenucci, una piccola presentazione sulla compagnia. Non dico niente dello spettacolo perché è stato già ampiamente illustrato dalla professoressa Rossi. Allora, la compagnia che si esibirà stasera e il gruppo della scuola di recitazione del teatro Pauccini di Chieti. Il gruppo di recitazione è portato avanti e curato da diversi anni appunto da Giuliana Antenucci, che è un'attrice insomma molto brava, ha lavorato moltissimo con Walter Manfredi, si è diplomata ormai dalla scuola di espressione e interpretazione scenica diretta da Lorenzo Costa Giovangini, uno dei più grossi maestri di teatro che dal dopoguerra in Italia abbiamo avuto. E il gruppo che vedete stasera appunto è un gruppo abbastanza visto, perché ci sono sia ragazzi molto giovani e ci sono anche persone un pochino più grandi. Tutte persone che insomma fanno questa cosa, seguono questa scuola con molto entusiasmo e con passione. Ecco, la passione e il lavoro, il teatro che ti spinge a lavorare in tal senso.
Io vi ringrazio e se non abbiamo altro da aggiungere possiamo anche cominciare. Certo, sì, sicuramente. Interferire per favore, visto il genere, appunto, questa sera, di non interferire con dialoghi di caramelle e chiacchiericcio vario, appunto. Io chiedo scusa di questo, ma succede a me stessa, appunto. Allora, la compagnia Teatro di Passione del Teatro Lorenzino di Chieti, prego. Le gesta di Brassavola,
la bianca tenebra e la folle tempesta che l'agitò, perché del potere e delle sue ipocrisie la sua storia racconta, mostrando ancora, attraverso i millenni del tempo, la dolce satira dell'autore. Questa, signori, questa è la commedia delle donne all'assemblea. Spettatori dei tempi futuri, aprite le porte della mente alla sua spensierata follia. Ma com'è possibile? Non ce n'è nemmeno una di quelle che dovevano venire. Eppure siamo vicini all'alba e l'assemblea sta per riunirsi. Dobbiamo occupare i posti e starcene lì, nascoste. Ma che sarà successo? Non avranno trovato le barbe da cucirsi in faccia, come si era detto? O non ce l'hanno fatta a prendervi nascosto i vestiti degli uomini? Canta già il gallo. Tra poco sorgerà il sole e qui non si vede nessuna. Ecco che viene avanti un lume. Mi farò da parte, non vorrei fosse un uomo quello che arriva. È ora di muoverci, siamo in ritardo. Ho già udito il canto del gallo. Se tu mi hai fatto tardi, io ho aspettato sveglia tutta la notte. Sveglia? Altro che sveglia. Russava che la sentivo io dalla mia stanza. Diglielo tu cosa è successo. Sono stata io a bussare alla porta, piano piano, affinché il marito non se ne accorgesse. Ma prima di sentirmi, ho dovuto aspettare e non poco. Mi stavo mettendo gli scarponi quando ti ho sentito grattare con le dita sulla porta. Donne, non dormivo mica io. Mio marito, sapete, è di Salamina e mi è rimasta tutta la notte. Invidiose. Ragazzi, arrivano le altre. Guarda, Melissica, la moglie di Scimitone che arriva di corsa con gli stamponi. Vedi che non ho avuto problemi a uscire di casa. Ma c'è anche Giusistata, la moglie dell'osse. È inconfondibile, la si riconosce da quel fiasco che tiene in mano. Ma vi volete sbrigare? Glice ha giurato che l'ultima ad arrivare pagherà 3 boccali di vino e una misura di ceci. Va bene, così si festeggia. Sì. Ma finalmente siete arrivate. Allora chi manca? Mi pare solo la moglie di Filodoreto, quella di Chereca, che c'è. Siamo il meglio della città. Sì. Ho fatto una fatica, cara Prassagora, a sgusciare fuori di casa. Ieri sera mio marito si è rimpinzato di sardine e ha tossito tutta la notte. Tu sei l'ultima ad arrivare e perciò ti toccherà pagare 3 boccali di vino e una misura di ceci. Ora che siete tutte riunite qui, ditemi se avete fatto quello che abbiamo deciso all'uscire. Io sì. Ho le ascelle che sembrano cespugli. Poi, quando mio marito usciva, mi sono unta d'olio e sono rimasta l'intera giornata a cuocermi al sole. Sì, anch'io. Ho gettato via il rasoio in modo da diventare tutta migliore. Non somigliare più neanche da lontano a una donna come voi. E avete anche le barbe che avevamo deciso di metterci tutte quante nella prossima riunione. E la mia è anche bella, pericate. La mia è più bella di quella di Riccate, guarda. E voi? E tu?
i bastoni e i mantelli da uomo, come si era detto. Io ho rubato questo bastone all'Anio mentre dormiva! Zeus, se avessi anche le pelle di Anio, sarebbe capace di prendere in giro tutto il popolo! Su, finché ci sono ancora stelle in cielo, vediamo che cosa dobbiamo fare. La nostra assemblea comincia all'alba. Ma tu devi occuparti il posto sotto la tribuna, di fronte ai puritani. Ma io mi sono portata della lana da cardare. Finché l'assemblea non si riempie, io canto. Finché l'assemblea non si riempie? Oh, disgraziata, ma come ti è saltato in mente? Ma cosa vuoi che sia cantare un po' di lana? Io da lavorare, i bambini che vanno nudi. Bella idea, quella di cantare. E meno male che non dovevi mostrare niente del tuo corpo ai presenti. E ci manca solo che quando l'assemblea è già piena, qualcuno di noi si tirasse sulla veste per scavalcare i banchi e mettesse in mostra i suoi cespugli. È brava la nostra cantatrice. Che ho fatto di male a cantare? Non posso cantare. E allora coraggio, mettiti la barba e trasformati alla svelta in uomo. E anche io poso la corona e mi levo la barba come voi. Che vuoi la mia barba? Non ci penso proprio. E come legare la barba alla tempia non finta? Ma guardala. Basta! Il purificatore porti in giro la gara. Venite avanti e tu arriva e smettila di chiacchierare, vieni qui e siediti. Chi prende la parola? Io. Mettiti la corona. Sono pronta. Puoi parlare. Parlare senza bere un goccio di vino? Ma che bere? Ma perché in assemblea non bevono? Ecco, bevono come spunte per Artemide. E vino bello pretto bevono. Se li consideri bene, tutti i loro decreti non sono altro che vaneggiamenti di ubriachi. E fanno anche delle leggi sotto l'arco. E perché mai ci sarebbero tante leggi senza il vino di mezzo? E poi si ingiuriano come alcolizzati e i più sbronzi li portano via le guardie. Torna a sederti, non sei buona a nulla. Ma per Zeus, che ho messo a fare la corona se non potevo bere neanche un goccio di vino? C'è qualcun altro che vuole prendere la parola? Io? Mettiti la corona. Ormai siamo in ballo e bisogna ballare. Ma devi parlare bene e in modo vile. Avrei preferito restarmene tranquillo a sedere e che qualcun altro prendesse la parola al posto mio. Uno di quelli che sono soliti prendere la parola. Ma adesso io non posso permettere, per quanto sta in me, che uno stessa si faccia nell'osteria un serbatoio d'acqua. No, io non credo. In nome delle due dee. In nome delle due dee? Cretina, dove hai la testa? Che c'è? Non ho mica chiesto da bere. Già, ma sei un uomo e hai giurato delle due dee. Peccato che il resto andava bene. E allora, per Apollo. Basta, basta, ti avverto che non mi muovo di un passo per andare all'assemblea se prima questa faccenda non viene sistemata. E ridammi la corona, che voglio parlare ancora. Penso di essere abbastanza preparata ormai. Io penso, donne, che siete presenti ancora. Come disgraziata, ma perché chiami donne gli uomini? Ma vai, ma ora anche tu siete. Siete, siete. Rassatola, per favore, parla tu. Pare proprio che la corona la devo prendere io. E io devo parlare per il bene della nostra città.
prego gli dèi che mi concedano di portare a buon fine il nostro progetto. Io partecipo quanto voi alle sorti di questo paese. Sopporto e soffro amaramente tutte le sciagure di questa città. Vedo che si affida sempre ai governanti cattivi e chi si comporta bene per un giorno si comporta male per 10. Se ti affidi poi a un altro, combinerà guai ancora peggiori. Del resto è difficile far ragionare uomini incontentabili. Voi tenete quelli che vogliono il vostro bene e ogni volta siete lì a supplicare i vostri nemici. Un tempo non facevamo assemblee per niente, o quantomeno potevamo considerare agirli un gran buffante. Adesso che ne facciamo? Chi ha preso i soldi li propone lodi per lui, e chi non li ha presi predica che chiunque cerca di trarre profitto dall'assemblea si merita di essere messo a morte. Oh, ben detto! Per Afrodite! Hai giurato per Afrodite? Un bel lavoro avresti combinato se l'avessi detto in assemblea. E mica l'avrei detto! E non lo dire neanche adesso, altrimenti ci prendi l'abitudine! Quando si è presentato il progetto di questa alleanza, dicevamo che se non si faceva la città sarebbe andata in rovina. E quando si è fatta, hanno cominciato a lamentarsene e l'autore del progetto è scappato a gambe levate. Si deve mettere in mare la flotta. I poveri sono d'accordo, ma i ricchi e i contadini per niente. Ce l'avete con i corinzi e loro con voi, ma in questo momento vi sono utili e anche voi dovete dar loro una mano. Ci vi sono degli stupidi e Geronimo è un saggio. Si affaccia all'orizzonte la salvezza, ma Trasimuno non ne vuole sapere perché non è stato interpellato. Che uomo virile Trasimuno! Brava, così ci piace. E la causa di tutto questo siete voi, cittadini, che prendendo lo stipendio dal denaro pubblico ognuno di voi mira al proprio privato vantaggio e lo Stato va a rotoli. Ma se mi date retta, potete ancora salvarvi. Io dico che bisogna affidare il governo alle donne. Del resto già le utilizziamo in casa come amministratrici o tesoriere. Tutti i giorni i nostri giovani uomini vengono ammazzati in battaglia e noi siamo costretti a versare lacrime sui loro cadaveri senza aver avuto la possibilità di dar loro un ultimo saluto. Non siamo forse stanchi di subire le sofferenze dei nostri conflitti, della nostra prepotenza, di una convivenza diventata ostile, degli inganni altrui e della sete di conquista? Se consegniamo alle donne l'esercizio del nostro governo, possiamo davvero cambiare rotta. Poniamo fine a questo tempo di guerra, rinunciamo a tutti quegli inutili scontri che stanno rendendo inerti la nostra città. Le donne sono portatrici di vita e di amore. Chi meglio di loro per prendere in mano il destino dello Stato? Sono sicuro che saranno capaci di perseguire con tenacia la ricerca della pace, sì, e garantire alla nostra città un avvenire sereno, costruito sulla concordia e sull'unione. Che i loro costumi sono molto migliori dei nostri. Cominciamo col dire che tutte loro tingono la lana nell'acqua calda all'uso antico e non si sognano di fare esperimenti, e invece bene se anche le cose
non sta mai bene se non escogita qualche novità. Loro siedono e cucinano, come i bei tempi. Portano carichi in testa, come i bei tempi. Cuociono le focacce, come i bei tempi. Escono a fare spese, come i bei tempi. Rompono le scatole agli uomini. Lasciamole governare, pensiamo soltanto a questo. Sono mali e cercheranno in tutti i modi di salvare la vita dei nostri soldati. E nel pensare agli approvvigionamenti, chi sarà più sollecito di una madre? La donna è bravissima a procacciarsi denaro e una volta al potere non si lascerà ingannare, perché è troppo abituata a ingannare lei stessa. Lascio perdere il resto. Se mi date retta, avrete una vita felice. Brava, brava, brava! Ma dove hai imparato tutte queste cose? E così bene! Durante la migrazione abitavo con mio marito nella Fenice e lì ascoltavo gli oratori e imparavo. Non mi meraviglio allora che tu sia così brava e capace. Noi donne ti eleggiamo senz'altro al nostro comandante, con l'augurio che tu riesca a portare a termine questa intesa. Ma dimmi, se durante l'assemblea ti attacca Cefalo, tu che cosa gli rispondi? Che è matto! Lo sanno tutti che è matto e biglioso! E soprattutto fabbrica male i vasi e fa troppo bene gli affari pubblici. E se ti attacca da fede il barbuto? A lui dico di guardare il culo del cane. E se ti sbattono fuori? Ma una cosa non abbiamo previsto. E se la portano via le guardie? State pur certe che alla vita non riusciranno a prendermi. Del resto, se ti prendono, noi ti faremo liberare. Non ti preoccupare, cara Cassandra. Ci penseremo noi! E solo, Cassandra, non abbiamo pensato a come faremo a votare. Bisogna votare per alzata di mano, tirando fuori tutto il braccio. E allora adesso, coraggio, rimboccatevi le tuniche e mettetevi bene le barbe, aggiustatevele per bene. Poi mettetevi i mantelli da uomo che avete rubato e indossate anche tutto ciò che avete con voi. Poi incamminatevi, appoggiate ai bastoni cantando anche qualche canzone da vecchi, come fanno i contadini. Bene, noi andiamo avanti, tagliamo di qua, direttamente dalla campagna. Brighiamoci, pensa che chi non si trova la camicia prima dell'alba torna a casa senza un ovolo. L'arconte ha minacciato!
sapeva che un opolo restava da chiacchierare il mercato di fiori. Ora invece è anche troppo alla ressa. Una volta nessuno stava pretendere da nano per governare lo stato. La gente si portava da bere in un piccolo odre e neanche un tozzo di pane. Con un paio di cipolle e neppure tre olive. Ora invece cercano di prendersi il triopolo, quando secondo me neanche si occupano di alcun interesse. Neanche facessero il manovali! Quasi l'alba! Poco fa ero a letto e mi sono svegliato perché avevo bisogno e non l'ho più trovata! Così ho provato a cercare nel buio le scarpe e il mio mantello. Per quanto cercavo, non sono riuscito a trovare niente. E intanto, certi dolori! Così sono stato costretto a prendere la tunica di mia moglie e ho perfino infilato le sue scarpette. Povero me, ma chi me l'ha fatto fare a prendere moglie? Stavo così bene senza donne in mezzo ai piedi. Certo che ne meriterei di bastonate, di sicuro non sarà combinando nulla di buono. Chi va? Ma sei bello! Il mio vicino. Sì, sono proprio io. E cos'è quella roba rossa? Cosa ti sei messo addosso? Ma che la tunica di mia moglie non è costata per uscire. E il tuo mantello dove è finito? Ho provato a cercare tra le coperte, ma non l'ho trovato. E non hai chiesto a tua moglie? Non è in casa. Perbacco, è successo anche a me. La stessa identica cosa. Mia moglie è uscita via portandosi il mantello. Ma non sarebbe nulla se non si fosse presa anche le scarpe. Non riesco a trovarle da nessuna parte. Ma cosa sarà successo? Dove saranno andate? Forse ad aiutare qualche amica? Lo spero. In fondo la mia non è una cattiva donna, a quanto ne so io. Ah! Ma cosa ti succede? Una pera! Devo avermi bloccato il passaggio! Caro mio, allora sono dolori. E come disse Trasimuro agli Spartani, con una pera in corpo non si caga fino a domani. Un medico! Cerca un medico! Un medico! Un medico! Ma dove ce l'hanno andato? Dai, un medico! Dai! Salute a te, amico! Sto tornando un'ora dall'assemblea! Ma come ti sei vestito? Lasciamo perdere, storia lunga. Piuttosto, vieni dall'assemblea. Hai preso i triopoli? Magari, sono arrivato troppo tardi. C'era una folla enorme. Fai vista! Ad una prima occhiata sembravano tutti ciabattini. Era uno spettacolo vedere l'assemblea tutta piena di gente con la pelle candida. Insomma, non abbiamo preso niente, io e tanti altri. Ma quindi non prendo niente neanch'io, se vado adesso. Adesso? Caro mio, non avresti preso nulla, neanche se fossi stato là al primo canto del gallo. Ma dimmi, di cosa si discuteva per radunarsi tanta gente così presto? Ah, niente di nuovo. Ma senti che ti racconto. I puritani avevano messo all'ordine del giorno la salvezza dello Stato. Il grande Leone, invece, tenne un discorso veramente democratico. Asseriva che i vittori, al volgere dell'inverno, avessero fornito un mantello a chi ne avesse avuto bisogno. Così nessuno sarebbe preso una pellicola. Giusto, giusto. Subito dopo, fatto su a parlare un bel ragazzo con la pelle candida e cominciò a dire che bisogna affidare il governo della città alle donne. Alle donne! Alle donne, alle donne! Subito la folla di ciabattini cominciò ad urlare, a dire, dicendo che aveva ragione. Ai contadini brontolavano perché non erano d'accordo, ma
ero in minoranza. E lui gridava più forte, dicendo: ogni bene delle donne e di te ogni male di me. E che diceva? Prima di tutto che sei un furfante. Ah, io. E di te? Io che c'entro? E poi diceva che sei un ladro. Ah, solo io. Certo, per Zeus. E delatore, per giunta. Solo io. Certo, per Zeus. E tutta questa brava gente. Ma racconta, racconta. Le donne, invece, diceva, sono abili a corte a far soldi. Non vanno tutte le volte a spifferare i segreti delle dismoforie, come facciamo in te con i segreti del consiglio. Non ha mica torto, per Bacco. E poi le donne si prestano fra loro vestiti, gioielli, soldi, senza bisogno di testimoni, e restituiscono tutto, senza tirare a fregarsi, che è quello che fa la maggior parte di noi. Se è per questo, anche quando ci sono i testimoni. E poi le donne non cospirano contro la democrazia, non intentano processi, e così via, un mucchio di elogi sul conto delle donne. Ma, e cosa è stato deciso? Di affidare loro il governo. Questo è stato deciso? Sì. Quindi sono stati affidati alle donne tutti i compiti di cui prima si occupavano i cittadini? Sì. Quindi io non andrò più in tribunale, ma ci andrà mia moglie. E non dovrete mantenere più la famiglia. Ci penseranno le vostre mogli. Ah, non vedo niente di buono per gente come noi se le donne prendono le redini dello Stato. Ma vieni, andiamo a raccontare queste cose a Plebino. Poverino, aveva già dolori. Però adesso chissà quante risate si farà quando sentirà questa storia. Roba da matti, il potere in mano alle donne. Alle donne. E proprio quando sono rimasti con le mani in mano, hanno salvato lo Stato. Hanno forse perso la loro virilità, oltre che le loro vesti. Ma guardateli, guardateli ridicoli nelle tunichette delle loro mogli. Raggruppati, incrociti come uno stormo di comari, ormai liberi dai loro impegni cittadini. Vanno in giro, cinguettando i loro vecchi proverbi. Anche le nostre idee più pazze e più sceme vanno sempre a finir bene. Ma i ciabattini? Oh, e già! I ciabattini? Pensate, i ciabattini sono già stanchi delle loro barbe. Hanno buttato via i mantelli. Si sono tolti le scarpe. E hanno sciolto i nodi delle cinghie spartane. Hanno buttato via i bastoni. E si sono rinfilati nelle loro case, prima del ritorno dei loro mariti. Venite da me! Forza! Il nostro piano è felicemente riuscito! Rosaura, ora devi dirci cos'altro dobbiamo fare per renderci utili e ubbidirti fedelmente. Dobbiamo subito esercitare la carica a cui siamo state elette. Chiamate anche le altre. Venite! Venite! Devo farvi i miei complimenti e riconoscere che, in assemblea, in mezzo alla confusione e ai pericoli, vi siete comportate da veri uomini! E adesso venite, andiamo a rimettere a posto lo Stato! Sì! Arriviamo! Ma dove vai? Dove vai? Che te ne frega? Che me ne frega? Non certo dal mio amante! Non da uno solo, magari! Puoi controllare! E come? Puoi controllare se profumo. Ma che c'entra il profumo? E come mai sei andata via zitta zitta all'alba portandoti il mio mantello? Mi ha mandato a chiamare di notte un'amica che aveva le doglie. E non potevi dirmelo prima di andare via? Per le tue idee, mica potevo infischiarmene di una partoriente in quelle condizioni. E come mai le scarpe e il bastone sono venuti via con te? Sai che sono debole, delicata. Le scarpe le ho prese per proteggere il mantello.
non potevo prendere così freddo, attenti, ho lasciato al caldo sotto le coperte. Lo sai che mi hai fatto perdere una misura di grano che avrei dovuto riscuotere dall'assemblea? Poco male. Ha fatto un maschietto. L'assemblea. Ma la donna che mi aveva mandato a chiamare. Perché c'è stata l'assemblea? Ma certo, non ricordi? Te l'avevo detto ieri. Sì, ora ricordo. E quindi non sai le decisioni prese? Io no, di certo. Siediti, cara mia, ora ti racconto tutto. Grasso che Cola hanno deciso di affidare a voi la città. Per che fare? Per tessere? Ma no, per Zeus, per governare. Ma per governare cosa? Tutte, assolutamente tutte le questioni di Stato. E Artemide, questa città allora sarà ben felice in futuro. Perché? 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 Ma per molte ragioni. In futuro nessun mascalzone potrà più compiere azioni vergognose, né false testimonianze, né delazioni. Non ci saranno né più rapine, né invidie verso i vicini. Nessuno sarà più nudo o povero. Nessuno offenderà. Nessuno sequestrerà i beni dei debitori. E mettiamo fine ai soprusi degli uomini e basta guerre. Perbacco, grandi cose, se sono vere. Certo che sono vere. Vi esporrò il nostro programma. Che nessuno mi contraddica o mi interrompa prima di avere ascoltato la mia spiegazione e compreso il nostro progetto. È necessario che tutti abbiano tutto in comune e da ciò traggano i propri mezzi di sostentamento. Non più che uno sia ricco e uno miserabile, che uno abbia molta terra da coltivare e un altro neppure quella per essere sepolto, che uno abbia molti schiavi e un altro neppure uno. Tutti i mezzi di vita devono essere in comune e uguali per tutti. Ma com'è possibile metterli in comune per tutti? Zeus, hai iniziato presto a interrompermi. Stavo per dire che farò mettere in comune la terra, il denaro e tutto ciò che appartiene a ognuno. Poi, attingendo a questo patrimonio comune, vi daremo da mangiare, amministrandolo con saggezza, risparmiando e facendo attenzione. E chi non possiede terre ma beni che non si vedono? Monete d'oro ed argento? Li metterà in comune. E se non lo farà? Si macchierà di spregiuro. Ma sei proprio in quel modo che li ha accumulati. E comunque, non gli serviranno a niente. Perché? Nessuno più farà qualcosa perché costretto vi dà la miseria. Tutti avranno tutto. Pane, pesci, focacce, vino, miele, ceci e corone. Che vantaggio ci sarebbe a non mettere in comune le proprie cose? Non è forse vero che al giorno d'oggi i peggiori dati sono quelli che possiedono? Già, ma in base alle vecchie leggi. Ma se tutti i mezzi di vita sono in comune, che vantaggio ci sarebbe a non consegnare le proprie cose? Ma allora, bravo. Mettiamo il caso che uno si innamori di una ragazza e voglia farle un regalo. Dovrà attingere dal patrimonio di tutti. Ma non ce ne sarà bisogno, perché anche le donne verranno messe in comune. Staranno con chi le vuole e faranno figli con chi le vuole. Ma allora succederà che tutti andranno solo dalle più belle. Chi vuole la bella dovrà prima accontentare la brutta. Per Afrodite, questa sì che è una pensata democratica. Sì, ma le donne saranno alla larga dai brutti, andranno solo dai più belli. Non preoccupatevi, questo progetto è veramente fondato sulla democrazia.
le donne dovranno essere gentili prima con i piccoli e brutti. Ma se si vivrà in questo modo, come si potrà riconoscere i propri figli? E che bisogno c'è? Semplicemente tratteranno come padri tutti quelli che sono abbastanza più vecchi di loro. Non è una cattiva idea, ma rabbrividisco al fatto che mi si avvicini il figuro chiamandomi papà. Una domanda, se uno dovesse perdere una causa in tribunale, con cosa pagherebbe la multa? Non sarebbe mica giusto attingere al fondo comune. Non ci saranno più cause per niente. Ma perché si dovrebbero fare le cause? Ma per mille motivi, ad esempio se il debitore nega il suo debito. E questo denaro, il creditore, da dove l'avrebbe preso? Se è tutto in comune. Sarebbe un ladro, evidentemente. Giustissimo. Un'altra domanda. Se uno dovesse commettere un delitto dopo un gran banchetto, come pagherebbe la multa? Con la sua razione di cibo. Se gliela tolgo, sta tranquillo, che non farà più il gradasso se lo toccano sul mangiare. E non ci saranno più ladri? Ma allora non hai capito niente. Chi ruberebbe ciò che gli appartiene? E gli uomini non giocheranno più a danni. Ma che cosa si giocherebbero? Ma insomma, che razza di vita ci prepari? Uguale per tutti. Voglio fare della città una sola casa, abbattendo le pareti così che si possa passare liberamente dall'una all'altra. E i pranzi? Dove avrebbero i banditi? Trasformeremo in sale da pranzo i portici e i tribunali. Bella pensata, per Apollo. Benissimo, allora. Andiamo tutte in piazza a ricevere la roba che arriva e organizzare i banchetti. Così che già da oggi potrete godere del primo. Certo che è proprio un bel piano. Che piano? Ennis, il dio del commercio, l'hanno cacciato dalla città e hanno messo le regole della giustizia in mano da Afrodite. E i bei giovanotti coglieranno le rose appassite, mentre i bei boccioli sfioriranno e del dolce profumo ne resterà solo il rimpianto. Perseus, guardate quel giovane. Cerca la giovane amata. Richiamato dal canto soave, il suo volto avvampa al fuoco del desiderio. Ma per Zeus, guarda, una vecchiaccia tutta imbelettata lo osserva con libidine, canticchiando una canzonetta oscena. Baci, papà, baci, papà, baci. E credo che le donne, se un giovane desidera una giovane, non può averla, se prima non ha soddisfatto le voglie della vecchia. E se il giovane si rifiuta, non considerando il valore del dovere, che è il principio e termine di ogni insegnamento, la vecchia ha il diritto di portarselo via. Cosa vuoi, ragazza? Le sue spalle. Ma
consegnare la mia roba. Bisognerebbe essere matti o disgraziati, ma neanche per idea. Prima voglio esaminare a fondo questa faccenda. Non posso buttar via così stupidamente i miei risparmi, il mio sudore. Prima voglio vedere come si mettono le cose. Ma cosa sono quegli arnesi? Stai traslocando? Ma che sto per portarli in piazza e consegnarli all'assemblea che contro la legge appena stabilita. Consegnarli? Eh? Certo! Ma chi te lo fa fare? Perché non devo obbedire alle leggi. Ma quali leggi? Quelle stabilite all'assemblea, ovviamente. Ma che stabilite, stabilite? Adesso ci mettiamo a dare credito alle donne. Senti, io faccio il mio dovere, tu non vieni? Me ne guardo bene. Prima voglio vedere cosa decidono tutti gli altri. Ma cosa vuoi che decidano? Sono tutti pronti a consegnare roba. Ci crederò quando lo vedrò. Senti, amico mio, fa come ti pare. Io vado a consegnare roba come pattuito dalla legge. Cittadini tutti, le nuove signore di Atene hanno disposto un nuovo ordine alla città. Ora la situazione è questa. Andate, correte subito dalla comandante e la sorte vi indicherà dove ognuno di voi deve andare a pranzo. Le tavole sono già apparecchiate, piene di ogni squisitezza. E i letti sono carichi di pelle e tappeti. C'è chi mescola il vino nei fratelli e le profumiere sono là in fila. C'è chi arrostisce tranci di pesce, chi cuoce allo spiedo le lepri, chi prepara focacce, chi intreccia corone e le più giovani cucinano la polenta. Muovetevi dunque! Il servo che porta il pane è già pronto. Non dovete far altro che aprire la bocca. Chi avrà fame sarà sfamato. Chi avrà sete sarà dissetato. E a chi il cuore brama amore, amore riceverà. Senza l'ingordigia maschile, la città è libera di prosperare, lontano dai problemi che la infestavano, di guerre e di corruzione. La città è stata ripulita di amore e di festa. D'ora in poi si andrà avanti. Niente più lance, scudi e uomini. Le madri non piangeranno più e non verrà più versato il sangue di giovani. Tale sarà la felicità di Atene, che gli dei vorrà venire qui sulla terra per godere delle nostre fortune. Per Zeus! Questa sarà la fortuna, d'ora in avanti, nella mia Atene! È ora che vada via. Inizio ad avere un certo languorino. Ma dove stai andando? Non hai consegnato la parola? Io ho fame e me ne vado a pranzo. Non prima di aver consegnato tutto. Quanta fretta. Consegnerò, consegnerò. Sì, sì. Sentiamo, e quando? Sta tranquillo, amico. Non sarò io a mettere ostacoli. Piuttosto, aspetta, ti aiuto a prendere le tue cose. Ma neanche per idea. Ho paura che quando arriviamo dalla comandante, farei passare la mia roba per tua. Vai prima a prendere la tua roba. Ci vediamo alla corrada. Per Zeus, devo trovare qualche espediente per conservare quello che ho ed avere anche la mia parte di questo pasticcio comunitario.
devo studiare un piano. Per Poseidone, sarei un disgraziato con poco senno se buttassi via così la mia roba. Preparano le tavole! Adagiano fasci fiori colorinti. Diluiscono il nero vino con l'acqua della fonte. E non si contano le coppe d'argento. Il vino che non bagna ancora le loro labbra, che sono già dimentiche delle intenzioni del mattino. La luna siede sul trono sidereo. Il carro di Elio si è scomparso dietro l'orizzonte. Il suo corso ha deluso le aspettative del sorgere. Le idee seminate al mattino sono splendide alla prima luce. Degne di meraviglia, ma presto dimenticate nella polvere degli affanni umani. Il limpido cielo si specchia e sorride alla terra nera, ancora una volta, e sta accolto i celesti raggi. Ma ora è il cielo ad essere nero, e le deboli fiaccole non possono più farvi luce, e ancora una volta. E così avverrà l'indomani. E voi, voi che siete alle porte, vicini e paesani, e io assieme a voi col capo fragrante di profumi squisiti. Ma sopra ogni cosa stanno le anfore del vino di Taso. Loro mi restano fisse in testa e tutto il resto svanisce e scivola via. Ma questo è il sommo del piacere per gli dèi! E verso il vino puro ci darà la gioia per tutta la notte! E noi sceglieremo il più profumato. E se gli spettatori sono buoni con noi, e se i giudici non si voltano dall'altra parte, vengano con noi! Gli offriremo ogni ben di Dio. Tutti liberamente, senza trascurare nessuno. Vecchi, ragazzi, bambini, il pranzo è pronto per tutti. E con un sorriso finalmente possiamo volgerci ai trascorsi travagli. E orsù, allora beviamo la nuova fortuna alla nostra bella Atene, ai suoi bei giovani ragazzi, e brindiamo allora e ridiamo dei vecchi spartani che tanto sono attaccati alle lance che le preferiscono al calore del banchetto e alle gioie del vino. Nostri vecchi rivali, statevene da soli sui campi di battaglia. Noi facciamo festa! Bisogna andare a pranzo senza perdere tempo, prima che gli altri si divorino tutto. Io scappo a mangiare, gli altri stanno già sbaffando. E anche voi che siete a digiuno, seguite il ritmo con agili piedi. Sta per arrivare il pasticcio di ostriche! Frittelle di pane e d'orzo, polpette di miglio con timo e salvia, uva passa e melograni, cutrettole in salsa di fichi, carne di cervo condita con olive, coniglio ripieno di ceci, lepri ripiene alle castagne, formaggio ricoperto di miele e noci, zuppa di lenticchie con pepe e rosmarino, agnello alla salvia, frittelle ai semi di papavero, gallette di masa con miele e sesamo, rote con i ceci, pesce in salamoia con silfio, agnello allo spiedo, anguille aromatizzate alla malva, acciughe del faro al sapore di origano, polli fritti allo zafferano, frutti di mare in salsa d'olio, petto d'oca condito con fave. E ora che lo sai, prendi il piatto, sbrigati a versarci sopra
la polenta e buon appetito! Orsù, allora, danzate, saltate! Pranzeremo per celebrare la vittoria, eh? Incredibile, io sognerei un paese comandato da donne, perché
perché sicuramente le donne in guerra sicuramente è utopia, perché la donna partorisce, quindi sicuramente non ci sarebbero le guerre. Forse gli imbrogli umani ci sarebbero lo stesso, sicuramente, però tante cose che gli uomini non le vogliono, sicuramente funzionerebbero molto molto di più. Quindi Aristofane è stato veramente per me una grande scoperta. Io ringrazio la compagnia Teatro di Passione, la regista Giuliana Terucci, la costumista, che questi costumi veramente, che poi sono attualissimi tra l'altro, questi sandalini con l'intradito. Ringrazio anche la dottoressa Cristina Giuli, chiedo scusa, ma Giuli. Storica della filosofia greca Angela Rossi, e sicuramente ci sarà un bis, perché veramente ci siamo piaciuti tantissimo, tanto. E unire dai linguaggi artistici, sicuramente siete d'accordo tutti quanti, perché la musica, la danza, avremo l'appuntamento il 18, voi siete qua perché prenderete ancora tanti applausi e vi devo consegnare una cosa. Il 18 di agosto vi aspetto, perché c'è il duo Remix di musica antica, tra l'altro c'è un maestro di Chieti per ragazzi, sicuramente conoscete, i vari concert, verrà a suonare qui. Invece nella seconda parte c'è un concerto straordinario, un concerto nel concerto, cioè un concerto d'altra da sola. C'è un'artista bravissima, Elena Cacciagrano, farà un recital di Alfa. Il giorno dopo invece c'è una compagnia di danza, attori danza, vi dico anche voi, con Jonathan Tabacchiera, questo grande talento che è veramente un genio, addirittura lui è andato, ha rovistato nell'immondizia, pensate. Ha preso una sedia vecchia, rotta, l'ha foderata, l'ha ristrutturata, e su questa sedia ha pensato una coreografia, una scenografia, con niente, ha bussato le porte Canale 5, insomma ci ha vinto un talent. Quindi questo Jonathan Tabacchiera, che porterà qui le quattro stagioni di Vivaldi, con mimo, danza e recitazione. Quindi è sicuramente nella prossima edizione di Rinvito, qui all'Audito, per Musicazione del Palco. Se voi siete d'accordo. E sia la dottoressa Cristina Angiuli, chiedo scusa, ma è una bella età. Vabbè, ma nel senso, se ho 20 anni, quando è cominciata io ne ho 30, quindi insomma, vabbè, però l'età è un dettaglio. Giusto? Le donne? Italia, no, voi scusa, voi uomini, noi donne ci possiamo mettere in foto finta, abbiamo più capelli. Ci possiamo truccare, ci mettiamo la pancetta, ci possiamo mettere la pancetta, si chiama la pancetta, sì, anche io ci sono un attore, poi se siamo bassi ci mettiamo in fatto, che detto niente, quindi noi donne già anche per altri. Come? Viva le donne! Viva le donne di tutto il mondo! Dovrei dividere in due, ma è un crisi di cristallo, tra l'altro con il patrocinio della Presidenza della Repubblica, al gruppo appunto Teatro di Passione, diretto da tutte donne, perché la costumista è donna, la signora Giuliana Antenucci, la costumista anche, è un'altra donna, la professoressa Gabriella Artizzo, che è scritta anche sul manifesto, Angela Rossi, un'altra donna, e la signora Cristina, una parola, siamo tutte donne, però voi siete minoranza, mi dispiace.
bisogna definire cultura, non è una strategia politica vincente, cultura.